Buona domenica! C'è chi assume farmaci solo occasionalmente per malesseri temporanei e chi invece assume regolarmente una terapia per patologie croniche. A volte nell'assunzione di farmaci si possono commettere degli errori legati o alle modalità di assunzione o alla conservazione del farmaco o al classico fai da te. E questi errori possono compromettere l'efficacia del farmaco o addirittura essere pericolosi per la nostra salute. In Italia si stima che il 75% degli over 60, quindi ben 3 su 4, assuma 5 o più farmaci al giorno. Il problema può sorgere quando ci si reca da diversi specialisti senza comunicare loro di essere già in terapia con alcuni farmaci, uscendo dalla visita con una lista di nuovi farmaci che potrebbero essere doppioni di quelli che già si stanno assumendo o in contrasto con questi. Lo stesso a volte accade quando, una volta dimessi dall'ospedale, si assumono i farmaci prescritti in lettera di dimissione, riprendendo però anche ad assumere quelli antecedenti al ricovero. Ecco perché è importante sempre informare il medico che si accinge a prescrivere una terapia. Quando si va da un medico, quindi, è bene avere con sé un elenco completo dei farmaci e della posologia assunta e sarebbe utile portare sempre nel portafoglio la lista dei farmaci assunti con orari e dosaggi, anche in caso di emergenza. È bene inoltre informare sempre il medico di famiglia delle terapie proposte dai vari specialisti, così che possa aggiornare la scheda farmacologica e verificare che non ci siano problemi di incompatibilità e interferenza farmacologica. Bisogna informare il medico anche di eventuali allergie, non solo farmacologiche, e soprattutto di reazioni allergiche insorte a seguito dell'assunzione di un farmaco in particolare, perché anche una terapia sicura può avere effetti disastrosi su un paziente allergico a un determinato principio attivo. Un errore abbastanza comune è quello di prendere un farmaco al posto di uno con un nome simile o con una formulazione simile. Per evitare di sbagliarsi, l'ideale sarebbe scrivere sempre sulle confezioni a cosa serve un dato farmaco, ad esempio per la pressione, per dormire, diuretico, per il diabete e così via. Talvolta gli errori terapeutici sono dovuti ad un'incertezza relativa a quando e come assumere un farmaco, causata magari dalla conservazione in uno stesso flacone di farmaci diversi, o dalle istruzioni sbiadite sulla confezione, o ancora dalla presenza di più confezioni di uno stesso farmaco, o da un numero di confezioni di farmaci tale da renderci insicuri su quale farmaco dobbiamo assumere, quando dobbiamo assumerlo, o se effettivamente l'abbiamo già assunto. I portapillole, in questo caso, possono venirci in aiuto? I portapillole possono essere utili, soprattutto quando si assumono più farmaci diversi al giorno. Hanno compartimenti separati per ogni giorno della settimana e fino a 4 momenti diversi della giornata. E quindi, se nella prescrizione di un farmaco si indica di assumerlo una volta al giorno il mattino, se ne riporrà una dose nel compartimento mattino di ogni giorno. Al momento giusto si andranno ad assumere tutti i farmaci contenuti in quel particolare compartimento. Il portapillole consente anche di verificare di aver effettivamente assunto i farmaci. Bisogna soltanto però fare attenzione che il contenitore non si rovesci, mischiando il contenuto di orari e giorni diversi. È fondamentale la comprensione delle prescrizioni. Non si dovrebbe mai uscire dallo studio del medico senza avere le idee chiare rispetto alla prescrizione di una nuova terapia. Si deve essere sicuri di aver capito bene come e quando assumere il farmaco. In caso di dubbi, è importante sempre chiedere al farmacista spiegazioni sulle modalità di assunzione. Così come altrettanto importante chiedere informazioni sulle modalità di conservazione del farmaco che si deve assumere. Molti farmaci devono essere tenuti lontano da fonti di calore, altri conservati in frigorifero. Se i farmaci vengono conservati scorrettamente, è probabile che subiscano un calo di potenza prima della data di scadenza. È importante quindi verificare l'etichetta per capire se il farmaco deve essere conservato in frigorifero o in un luogo fresco. Le opportune modalità di conservazione dei farmaci sono generalmente indicate nel foglietto illustrativo del medicinale. Tuttavia, se non specificato, la regola generale prevede che i medicinali siano conservati in un luogo fresco e asciutto, ad una temperatura inferiore a 25 gradi, lontano da fonti di calore, dall'esposizione diretta ai raggi solari e dall'umidità. Inoltre è fortemente raccomandato di conservare sempre i medicinali nelle confezioni originali con il loro foglietto illustrativo e di segnare la data di scadenza e di apertura nel caso di medicinali multidose.
In caso di dubbi, comunque, è bene sempre chiedere informazioni al farmacista. Per esempio, uno dei dubbi più comuni è relativo alla conservazione delle terapie insuliniche. Il flacone ancora chiuso di insulina deve essere conservato in frigorifero, ma se aperto può spesso essere conservato in tutta sicurezza fuori dal frigorifero. Ed è importante leggere le etichette anche per verificare la data di scadenza. A volte si possono assumere dei farmaci scaduti. Nel caso, cosa può succedere? La data di scadenza di un farmaco indica il termine entro il quale è garantita la stabilità, la sicurezza e l'efficacia del medicinale. Generalmente la maggior parte dei farmaci ha un periodo di validità compreso tra i 2 e i 5 anni. Tale data però si riferisce a confezioni integre e correttamente conservate. Inoltre alcuni medicinali, quali colliri, sciroppi o gocce oftalmiche, devono essere consumati entro l'arco di pochi giorni o settimane dopo l'apertura della confezione. Il farmaco scaduto non diventa inefficace il giorno dopo la scadenza, tuttavia con il passare del tempo il principio attivo o gli eccipienti contenuti nel medicinale potrebbero degradarsi, determinando una riduzione dell'efficacia del farmaco. In altri casi le molecole del farmaco potrebbero subire delle modificazioni chimiche, portando alla formazione di impurezze potenzialmente dannose o tossiche per il nostro organismo. Un farmaco scaduto potrebbe avere una minore efficacia e quindi potremmo non avere alcun effetto terapeutico. Inoltre, la degradazione del principio attivo potrebbe portare a reazioni allergiche, ad esempio l'assunzione di antibiotici scaduti appartenenti alla classe delle tetracicline può scatenare gravi danni renali. Alcuni farmaci possono risultare particolarmente dannosi se assunti dopo la data di scadenza. Tra questi ci sono i cosiddetti farmaci salvavita, definiti dall'AIFA come medicinali indispensabili per la sopravvivenza del paziente, quali l'insulina, i farmaci antitumorali, oppure farmaci d'emergenza, quali antidoti a determinati veleni o sostanze tossiche. Stessa accortezza e prudenza va riservata per i medicinali scaduti a basso indice terapeutico, come gli antiepilettici o i contraccettivi ormonali, la cui diminuzione di efficacia potrebbe comportare rischi per la salute. La durata e la stabilità di un farmaco dipendono molto anche dalla sua formulazione. Le formulazioni liquide come i colliri, sciroppi, farmaci iniettabili sono più sensibili alle alte temperature e dunque meno stabili rispetto alle formulazioni solide come compresse o capsule. Superata la data di scadenza, il farmaco in formulazione liquida potrebbe presentare anomalie visibili a occhio nudo, presenza di sedimenti, consistenza diversa, odore diverso, che rappresentano un indice di degradazione. Tuttavia, non sempre eventuali cambiamenti sono osservabili a occhio nudo. Pertanto, è opportuno non utilizzare tali medicinali dopo la data di scadenza. Un dato evidenziato dalla SIMI, ovvero la Società Italiana di Medicina Interna, è che il microbiota intestinale in qualche modo partecipa alla terapia. Un recente studio ha individuato 70 possibili interazioni fra batteri intestinali e farmaci ed il problema è di così vasta portata da aver fatto coniare il termine di farmacomicrobiomica. Gli antibiotici o la terapia cronica con inibitori di pompa protonica modificano il microbiota intestinale e questo può avere un impatto sull'efficacia di alcuni farmaci come i contraccettivi orali o la terapia anticoagulante orale. In altre parole, le terapie che alterano il microbiota intestinale possono interferire con l'attivazione di altri farmaci, riducendone o aumentandone la biodisponibilità. In caso di assunzione di antibiotici o di sospensione di terapie croniche, per esempio con inibitori di pompa o con le statine, bisogna quindi sempre verificare con il proprio medico se questo può avere ricadute su altre terapie in corso. Molto importante è non interrompere mai le terapie prescritte per una condizione cronica, quali possono essere il diabete, l'ipertensione, l'ipercolesterolemia, la BPCO e così via. Alcuni pazienti interrompono la cura quando finiscono le compresse contenute nella scatola, altri perché ritengono di star meglio perché magari la pressione è tornata normale. Ma il diabete, con la pressione alta o l'ipercolesterolemia, necessita di un trattamento cronico anche vita naturale durante. Le patologie croniche non si comportano come una polmonite che guarisce dopo una settimana di terapia antibiotica.
e anche se la colesterolemia o la glicemia sono rientrati nella norma nelle analisi del sangue, non bisogna sospendere una statina o un farmaco antidiabete perché si tornerà rapidamente al punto di partenza. Così come non si deve mai ridurre né aumentare autonomamente le dosi dei farmaci. Nel primo caso il dosaggio del farmaco potrebbe non essere efficace e nel secondo si rischia di incorrere negli effetti indesiderati o in problemi di sovradosaggio. E da verificare sempre e solo con il medico se è il caso di ritoccare la posologia senza modificare autonomamente. Il corretto dosaggio di alcuni farmaci inoltre varia anche in base alla funzionalità dei reni, quindi soprattutto in presenza di insufficienza renale è bene attenersi alle prescrizioni dei medici. Un altro punto chiave è rispettare gli orari. Molte terapie vanno prese a digiuno ed è il caso, ad esempio, degli ormoni tiroidei o comunque lontano dai pasti, cioè 2 ore dopo o 1 ora prima del pasto. Al contrario, gli antinfiammatori non steroidei come l'ibuprofene, il naproxeno, il chetoprofene e simili vanno assunti a stomaco pieno perché gastrolesivi. Alcuni farmaci vengono prescritti 2-3 volte al giorno perché la loro durata d'azione copre solo 8 o 12 ore e dunque, per non rimanere scoperti, è bene rispettare l'orario di prescrizione. È necessario, insomma, rispettare sempre orari e dosaggi e, se si salta una dose, mai prenderla doppia il giorno successivo nel tentativo di recuperare. Un altro comandamento da rispettare è il non assumere mai farmaci con latte, pompelmo o con bevande alcoliche. I farmaci vanno assunti sempre con un abbondante bicchiere di acqua, mai con il latte o con gli agrumi o peggio con bevande alcoliche, perché questo può ridurne o aumentarne l'assorbimento. Ed è bene non assumere mai un antibiotico senza prescrizione. Ricordiamoci che non tutti i mal di gola, le sinusiti, le bronchiti o le cistiti necessitano di una terapia antibiotica e comunque l'antibiotico che magari abbiamo usato in precedenza potrebbe non essere efficace su quel germe e potrebbe contribuire al fenomeno dell'antibiotico resistenza. Io vi ringrazio per l'attenzione e spero questo video sia stato di vostro interesse. Vi ricordo che ci trovate in farmacia tutti i giorni, dal lunedì al sabato, in orario continuato dalle 8 alle 20, orario che seguono anche tutti i nostri servizi, primo fra tutti Bottasso Express, servizio di consegna gratuita a domicilio. Io vi auguro un buon proseguimento di domenica e vi do appuntamento al prossimo video. Grazie e ciao!